E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Matteo, oggi con un telefono. Diciamo che lo possiamo definire il best buy di quest'anno per quanto riguarda i telefoni, proprio perché l'Oppo Reno 8 è ormai un top di gamma, perché è veramente fantastico, una fotocamera da Dio. Però adesso lo andiamo a scoprire meglio, subito dopo la sigla. Ok, allora io direi di... vabbè, il sigillo l'ho già tagliato. Andiamo ad aprirlo. Oppo. Togliamo questo, lo vediamo dopo. Ecco il telefono. Anche questo lo lasciamo da parte, questa si toglie da sotto le palle. Abbiamo un caricatore da 80 watt, infatti il telefono lo riusciamo tranquillamente a caricare in 30 minuti, da 0 a 100 ovviamente. In scatola ovviamente abbiamo anche il nostro, scusate se ho mosso la fotocamera, il nostro bellissimo caricatore che è USB tipo C, vedete? Ecco la stop. E quindi non c'è più niente in scatola. Ci dovrebbe essere la cover, infatti io me l'aspettavo, ma qua dentro non l'ho trovata, quindi una delusione. Vabbè, comunque me la compro. Di solito si trova quella trasparente. Qua abbiamo lo spillo per la SIM, ma abbiamo una cosa veramente fantastica. Vabbè, oltre ai libricini abbiamo anche questo, che è un adattatore da USB a USB-C, quindi da una USB, quindi ci si può collegare per esempio una chiavetta, una tastiera, un mouse, non so, sicuramente una chiavetta, scusate di nuovo per la fotocamera, ma non so per quanto riguarda le tastiere, i mouse, ma non credo in quanto è uno smartphone, non è un tablet. Allora, innanzitutto guardatelo che bello. Allora, andiamo a spacchettarlo. Oh, dov'è la pellicola? Dove si inizia? Ah, ecco da qua. È un po', no? Zozzo. Però vabbè. Abbiamo tre fotocamere, tutte e tre da 50 megapixel, più ovviamente la torcia, il logo Oppo e poi questa struttura molto molto bella. Ovviamente i bordi sono come diciamo quelli, per intenderci, degli iPhone nuovi, quindi regolari. Però, come vedete, c'è questo mento qua che fa veramente cacare, fatelo dire. Fatemelo dire, fa proprio cacare questo mento. Vabbè, è una decisione dell'azienda, non so perché abbiano preso questa decisione, anche perché, se non mi sbaglio, il Pro non è così. Non ce l'ha questo mento qua. Comunque, andando ad analizzare la struttura esterna, possiamo trovare i tasti del volume, i tasti volume su, volume giù. Sopra troviamo il nostro microfono. Sotto, purtroppo, mono, l'audio mono. Mannaggia a Oppo. Un altro piccolo microfono, porta di tipo C. E poi slot SIM che è unico. E non c'è neanche il jack per le cuffie, ho notato anche questo. Di solito quando c'è un audio mono c'è anche no, il jack per le cuffie. Non l'ho trovato. Poi abbiamo, vabbè, il pulsante dell'accensione con questo bellissimo colore verde che è quello del resto di Oppo. Allora, facciamo un poco di spazio, guarda, faccio schifo praticamente. Lo configuro e poi ci vediamo dopo.
Vediamo se si accende perlomeno, se scarico o meno. Ma è scarico, raga. Inaspettato. Mannaggia la miseria. Perché danno i telefoni scarichi sti stronzi? Porca puttana. Che odio. Vabbè, lo metto a caricare. Ci vediamo dopo, raga. Ragazzi, il mostriciattolo è pronto. L'ho configurato. Sta facendo un aggiornamento. Però riguarda un aggiornamento riguardo... riguarda l'aggiornamento di ColorOS 13.1. quindi sì, c'è già a bordo iOS. Ero abituata a parlare di iPhone, adesso sono passata ad Android, quindi male, malissimo. Comunque stiamo parlando di Android 13, infatti lo possiamo notare anche dal Central Control e dal centro delle notifiche, anche dai widget che si sono avvicinati con ColorOS molto 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 all'iPhone. E poi possiamo vedere l'Always On Display, veramente fantastico. Ci voleva l'Always On Display insieme a un lettore di impronta digitale sotto lo schermo, che è veramente fantastico. Olè. Anche per il viso lo riconosce tranquillamente. Io lo devo alzare perché sto dietro la fotocamera, quindi ecco qua. È veramente fantastico. Vi faccio vedere che la versione effettivamente che sta installando è ColorOS 13.1. vedete, sta installando 13.1 e che adesso sta a 13.0 con a bordo Android 13. Eccolo qua. Comunque, per quanto riguarda il design e il software, a me piace veramente veramente tantissimo, perché comunque ColorOS è uno dei sistemi diciamo operativi basati su Google, su Android, che sono quelli che vengono aggiornati più spesso, quindi mi sono affidato a lui. L'unica cosa che ho già detto, se non mi sbaglio, è questo mento qua che non si fa sentire. Non si fa sentire tanto, però è fastidioso. Per quanto riguarda le foto, abbiamo tutte e tre le fotocamere da 64 megapixel, sì, da 50 megapixel. Vi do un po' con informazioni. Allora, innanzitutto lo schermo, come possiamo vedere dai colori. Per quanto invece riguarda i colori, appunto, sono veramente fantastici. Guardate che bei colori. Aspettate che tolgo la luce, tolgo tutto, così potete vederli un po' meglio, forse. No, forse è meglio se la rimetto la luce. Okay. Sono veramente grandiosi anche i colori. E ovviamente in modalità avanzata, HDR, supporta il 4K. Veramente fantastico, vabbè, ma la rete di casa fa altamente cacare, quindi è inutile che vi mostri altro. Se volete, vabbè, vi faccio sentire la cassa, che purtroppo, come ho detto prima nella descrizione della struttura, è mono. Mannaggia Oppo, hai peccato qua. Comunque lo schermo è un AMOLED, si vede che è un AMOLED dalla qualità. E ha una profondità di colore a 8 bit e dimensioni 6,43 pollici, molto molto grande, non è neanche molto pesante come telefono. E comunque risoluzione FHD+, cioè 2400x1080, rapporto schermo è pari a più o meno 90,8%. Per quanto riguarda invece le dimensioni, il peso è di 179 grammi, non troppo pesante per la struttura, perché comunque è una bellissima struttura, è normale che sia poco poco più pesante di un telefono che è fatto in plastica. Comunque sono 160 mm di lunghezza, di larghezza invece di 73,4 mm, di spessore 7,6
e infatti non è spessissimo, è veramente un piacere tenerlo in mano. Ha 8 giga di RAM, ma sono espandibili. Infatti, se andiamo nelle impostazioni, andiamo a cercare RAM. Olè. Se andiamo a cercare RAM, andiamo qua e possiamo andare ad aumentare fino a 8 giga in più. La memoria interna invece è di la memoria interna, scusatemi, mi sono 2 secondi. La memoria interna invece è di 256 giga, il che è veramente fantastico. Bluetooth è di il Bluetooth, per quanto riguarda il Bluetooth invece, è equivale a 5.3, quindi una versione aggiornatissima, ovviamente NFC abilitato. La capacità della batteria è 4500 e si carica in meno di 20 minuti da 0 a 100, ragazzi, veramente fantastico. Infatti, in 10 minuti è arrivato al 50%. Io sono rimasto veramente sbalordito. Per quanto riguarda il wifi e connessione, ha il 5G ovviamente, solo che dal momento in cui io ho casa dove non prende il 5G, non posso mostrarvelo. Comunque lo supporta. Scusatemi, la fotocamera frontale, quindi questa fantastica fotocamera. Più tardi, che cazzo vuole questa? No, no, non voglio downloadare niente. Come fotocamera frontale, 32 megapixel di sensore Sony. E invece, per quanto riguarda per quanto riguarda invece quella posteriore, abbiamo la grande angolare che sarebbe questa. Ve la faccio vedere anche per quanto riguarda le foto. La grande angolare che va fino a 0,6, veramente fantastica. Ed è a 50 megapixel. La ultraangolare a 8 megapixel. E la macro a 2 megapixel. Secondo me la macro potevano anche togliercela, perché comunque siamo nel 2023, siamo nel 2022 quando l'hanno fatto uscire a dicembre, non mi ricordo quando è uscito. Comunque voglio dire, la macro non viene usata e sfruttata tantissimo a parere mio e anche a parere degli altri YouTuber, dei miei colleghi. Comunque, del resto, incluso nella confezione abbiamo trovato un trasformatore SuperVOOC 80 W più cavo di ricarica, pellicola protettiva già applicata, vedete, lo possiamo notare, e vabbè, lo smartphone con non un adattatore, come lo posso. Non so come chiamarlo, cioè passa dalla porta del telefono, che è un tipo C, a una USB, quindi potete collegarci tutte le chiavette che volete. In poche parole, comunque, di questa serie dell'Oppo Reno 8 c'è il Lite, c'è il T che è fatto in pelle, molto bello anche quello. Ma questo è, e poi c'è il Pro, che è quello che vedete qua. Infatti vedete che la fotocamera macro è poco poco. Ma che cazzo è? Va bene. È poco poco più grande, se notate, perché qua è veramente veramente piccolissimo. Invece qua il comparto fotocamera occupa la maggior parte del retro del telefono. La struttura, come ho detto, è già grandiosa. Abbiamo la scritta Oppo con, vabbè, tutte le altre informazioni, anche queste le potevano evitare, diciamo, no? Comunque a bordo Android 13, le foto vengono da Dio. Diciamo che questo è un telefono e un top di gamma, perché ha un buon prezzo, rapporto qualità-prezzo è veramente fantastico. Io apprezzo molto ciò che fa Oppo, perché quello che fa è veramente fantastico. Vi ricordo che è uscito anche il tablet di Oppo, quello
Il Tablet Air, l'unico pad che è uscito della loro marca, costa 239, in questo momento sta in sconto sul loro stesso sito, costa non 349 prezzo di listino, ma 239, c'è cioè il 31% di sconto. In più, se ci abbinate delle cuffie, vi andranno a costare non 100 euro come prezzo di listino, ma 4 euro, anche per quanto riguarda questo Oppo Reno 8. Quindi vi consiglio di andare a vedere il sito e di decidere cosa comprare dal loro store, perché è veramente fantastico. Per quanto riguarda le assistenze, ogni tipo di negozio, che sia anche esterno, rivenditore come Media World, l'assistenza è integrata all'interno dei negozi, quindi l'assistenza è fantastica in Italia, quindi non potete avere problemi, non potete lamentarvi. Infatti, se andate su Oppo, sul sito di Oppo, andate negli store e poi potete vedere quali store sono disponibili all'assistenza. Comunque ve lo diranno già quando lo andrete a comprare. Per quanto riguarda Amazon, c'è il 49% di sconto, quindi acquistatelo anche da là. Io l'ho acquistato senza sconto perché lo volevo vedere fisicamente, allora ne ho approfittato e l'ho comprato dove l'ho visto. Quindi ragazzi, credo che per oggi è tutto. Ciao!